Buongiorno e benvenuti a questa quinta giornata del Gran Paradiso Film Festival. Eh, sarà un festival molto lungo quest'estate, è seguito dal pubblico in sala e abbiamo avuto qualche minuto di ritardo anche per mettere a punto lo streaming che è molto seguito soprattutto per i nostri incontri del Terreum Natura. Prima di iniziare l'incontro tanto atteso di oggi pomeriggio vorrei presentarvi brevissimamente il, film, il primo film, il film di apertura di questa sera e vorrei accogliere con un applauso sul palco il suo regista Remy Tesier. Benvenuto Rémi, eh, tu arrivi direttamente dall'Isola de la Réunion. Benvenuto Rémi, arrivi Merci. direttamente dall'isola de Réunion e per presentare il tuo film al pubblico del Gran Paradiso Film Festival, un film Cambaleone e Tortue, Montre le Chemin, che porta un messaggio molto positivo, eh, un messaggio anche di speranza. Vogliamo rinvitare il pubblico poi questa sera in sala e quindi sentiamo una piccola presentazione di questo film. Ti nous Vraiment, dans deux mots, le film qu'on verra ce soir avec toi, un film qui porte un message d'espoir. Bonsoir. Donc j'habite à l'île de La Réunion depuis 30 ans. Je suis réalisateur, je fais... réalise souvent des films animaliers. Je suis un régiste qui a 30 ans et habite à l'isola de La Réunion et mi occupo des films animaliers. Et je voulais réaliser un film qui soit positif sur l'environnement pour donner de l'espoir. E volevo realizzare un film che potesse portare una speranza e fosse positivo sull'ambiente. E film devant chez moi, parce que quand je suis à La Réunion, Mi sono resa conto che avevo il soggetto di questo film davanti a me. Perché quando sono arrivata all'isola della Reunion non c'erano praticamente balene e tartarughe. E in 30 anni. Les tortues marines sont revenues, et les baleines aussi. Et dans les 30 ans où je suis sur l'île, les tartarugues marines sont et les baleines aussi. Mon film est un formidable espoir sur la biodiversité, car si on prend les mesures, qu'elles soient locales ou internationales, eh bien, la nature reprend ses droits. Le film donne un message de speranza sur la biodiversité parce que quand nous prenons les mesures, à niveau local et à niveau global, nous avoir une speranza. Les mesures locales, ça a été de créer un parc marin. Donc les tortues marines sont revenues. Je fais le parallèle avec le grand bouquetin du Grand Paradis qui est également revenu. Le misure locali sono state la creazione di un parco marino che ha consentito il ritorno tar delle tartarughe, così come faccio il parallelismo con eh, lo stambecco del Gran Paradiso eh, che è stato in realtà salvaguardato dall'estinzione grazie alla presenza del parco nazionale. Ma è così importante avere delle misure mondiali, internazionali, e grazie all'arresto della la alla balena negli anni 80, eh le balene si sono ricostituite. E sono venute alla Réunion. Però è anche importante avere delle misure che abbiano un carattere internazionale. E grazie appunto al, al fatto che la caccia alla balena sia stata vietata, le balene hanno ripopolato i mari e sono ritornate all'isola della Réunion. E per terminare, mon film dice la cosa seguente: C'è noi tutti, c'è pas quei politici, c'è noi tutti che abbiamo la soluzione, noi individui. E quello il messaggio che il mio film vuole portare: è che la soluzione è in noi, siamo noi tutti insieme che possiamo portare la soluzione. Peut'être a questo soir, merci. Grazie beaucoup, Remy On verrà con piacere il film. Grazie. Ed eccoci al nostro Dereum Natura di oggi. Eh, abbiamo il piacere e l'onore di accogliere una personalità di altissimo profilo che è Maria Chiara Carrozza che invitiamo con un grande applauso a raggiungermi sul palco. Benvenuta, benvenuta per la prima volta nel Parco Nazionale Gran Paradiso. È davvero un piacere averla qui oggi con noi, il festival propone una riflessione con idrea natura, una riflessione che è multidisciplinare sul tema costruire dalla memoria, un tema che il nostro consiglio di indirizzo che è composto, lo ricordo, da Marta Cartabia, da Fabio Fazio e da Luciano Violante che è qui in sala e che ringrazio e vorrei dedicare un grande applauso a tutto il nostro consiglio di indirizzo per il suo lavoro. Eh, Invitiamo degli ospiti a declinare questo tema eh, secondo quella che è la loro, la loro sensibilità ed esperienza. E, e quindi io vi vorrei eh, presentare questo, questa riflessione che Maria Chiara Carrozza proporrà, geopolitica della ripresa e resilienza al tempo dello sviluppo tecnologico sostenibile. Due parole per presentarla e poi l'ascoltiamo con grande interesse. Eh, Maria Chiara Carrozza è pisana, è un fisico. È un bioingegnere, ha un curriculum vitae davvero straordinario, ha battuto un po' tutti i primati. Ha fatto molta ricerca, eh, soprattutto a livello internazionale, ha pubblicazioni scientifiche eh, a livello internazionale non, non si contano. È stata il, primo, il più giovane rettore di un'università, è stata ministro alla eh, pubblica istruzione, università e ricerca nel governo Letta e oggi riveste la carica di presidente del CNR, la prima donna in Italia a rivestire questo importantissimo ruolo. Quindi su questo tema la ringraziamo molto e la ascoltiamo con grande piacere. Grazie. No. Adesso mi sentite? Ok. Allora, ok, buonasera a tutti. Io ho preparato delle slide che mi accompagneranno in questo uh, viaggio, in questo viaggio che faremo insieme sulla uh, ricerca oggi, e lo sviluppo sostenibile e il significato che lo sviluppo sostenibile ha per la ricerca e anche le sfide per la scienza oggi. E, dunque, io sono Maria Chiara Carrozza, sono professoressa di biorobotica, come sono stata presentata prima, e vorrei parlare di questo argomento perché... Da presidente del CNR mi sono posta recentemente anche un obiettivo: quello di scrivere il nuovo piano strategico per il CNR, che dovrebbe essere un po' l'obiettivo del mio mandato di presidenza, che durerà quattro anni. E questa lezione è la prima volta in cui tento, come dire, anche di condividere con il grande pubblico le idee che ho cominciato a, a, a mettere insieme per poter guidare la scrittura del piano strategico. Quindi oggi è un po' un esperimento e vedremo se eh, avrete anche delle domande al termine di questo esperimento. Eh, vediamo se va avanti. Dunque, ci proviamo. Questo dovrebbe andare avanti. Allora, il, parlerò in piedi, così eh, riesco... a... Insomma, anche a comunicare meglio eh, quello che, che voglio dire. Allora, la prima cosa è cos'è che noi vogliamo fare? I ricercatori oggi hanno molto chiaro, eh, anche rispetto al passato, eh, che eh, l'obiettivo della ricerca è non solo scoprire, scoprire, quindi progredire scientificamente nel proprio settore, ma soprattutto migliorare il mondo in cui viviamo. E oggi è molto importante il concetto di scienza e di scienza in relazione all'ambiente e questo per varie ragioni, eh, soprattutto perché oggi eh, il nostro pianeta è minacciato, minacciato dal ehm, cambiamento climatico, è minacciato dalla pandemia, è minacciato... Quindi, da tanti aspetti, e si parla anche di sopravvivenza del pianeta. Per cui è molto importante eh, pensare che la scienza oggi debba dare un contributo anche per riuscire ad affrontare il futuro. Vediamo se va avanti. Quindi. <clears throat> Le animazioni si sono un po' mobilitate nel trasferimento da una parte all'altra, ma non è importante. È importante comunque seguire la traccia su quello che è sullo schermo. E qual è quindi lo scenario in cui noi ci muoviamo? Appunto, le minacce per il pianeta. E quali sono, come diciamo noi scienziati, tutti gli ingredienti e quindi tutti i gradi di libertà e i vincoli che noi abbiamo per, per posizionarci rispetto al futuro? Quindi parlo come scienziata, individuo e parlo anche come ente di ricerca. Prima di tutto dobbiamo capire che il primo fattore è la scienza fondamentale e la trasformazione di scienza in tecnologia. La tecnologia, quella che noi utilizziamo per esempio per i nostri cellulari o per i motori ibridi delle macchine del presente e del futuro, non è altro che la trasformazione di scienza in tecnologia, cioè è basata sulle scoperte scientifiche degli anni precedenti. Il vaccino moderna... Eh, è un vaccino che nasce da una start-up che è stata creata dieci anni fa. Se non avessimo avuto la start-up dieci anni fa, oggi non avremmo eh, il vaccino Moderna, per fare un esempio chiaro. Quando ho detto questo al grande pubblico ho detto che i vaccini si basano sulla ricerca scientifica fondamentale di dieci anni fa. Poi ho visto su Wikipedia che Moderna era nata proprio dieci anni fa. Quindi se non investiamo adesso, fra dieci anni non avremo le tecnologie competitive che ci serviranno nel prossimo futuro. Quindi l'illusione che per qualche anno c'è stata, anche in Italia negli anni 80, negli anni 90, si pensava che si potesse investire solo nella tecnologia, nell'ultimo miglio, nella cosiddetta innovazione. L'innovazione è il frutto della ricerca scientifica fondamentale. Quindi il primo punto è che la tecnologia oggi esiste perché c'è stata la scienza ieri. Se oggi non c'è la scienza, domani non c'è la tecnologia. Secondo punto, la tecnologia si basa su materie prime. E tecnologie abilitanti. Materie prime fondamentali. Le terre rare, di cui parleremo dopo, sono un esempio classico sul fatto che eh, senza queste materie prime le tecnologie non potrebbero esistere. Senza le terre rare, i nostri cellulari, i nostri motori ibridi, i nostri apparecchi che utilizziamo ogni giorno non ci sarebbero. E quindi è fondamentale la geopolitica perché dove sono estratte le materie prime, come sono commercializzate, come sono trasportate la loro logistica è importantissimo per capire la scienza, la tecnologia e la leadership industriale di oggi. Terzo punto, che cosa dobbiamo fare noi ricercatori? Noi ricercatori fondamentalmente abbiamo tre obiettivi, l'eccellenza scientifica, dobbiamo pubblicare perché altrimenti veniamo buttati fuori dai nostri sistemi e eh, oggi riceveremo, in futuro penso che riceveremo anche, mh, non saremo promossi senza l'eccellenza scientifica. Quindi noi abbiamo un primo obiettivo, pubblicare, pubblicare sulle riviste più prestigiose possibili, più pubblichiamo e più siamo al top. Io misurata sull'H index volendo potete andare Google Scholar Scopus mentre io parlo andate a vedere che cosa ho pubblicato quanti sono i miei H index tutti i miei parametri bibliometrici e mi collocate nello spazio-tempo dei ricercatori del mondo quindi l'eccellenza scientifica è una condizione necessaria eh, la leadership industriale è un'altra condizione fondamentale. Il CNR, come tutti gli enti di ricerca pubblici di Stato, il KIST in Corea, eh, il CNRS in Francia eh, e... Potrei elencarveli, ma sono tanti. Ogni paese ha il suo grande ente di ricerca pubblico, ha un obiettivo specifico: oltre all'eccellenza scientifica, contribuire alla leadership industriale del paese, proprio per questa transizione di scienza in tecnologia che in medicina si chiama traslazione, quindi ricerca traslazionale. In ingegneria si chiama trasformazione di scienza, in ingegneria viene misurato con un numero, con un nome, con un acronimo in Europa che si chiama TRL. La uh, TRL significa quanto uh, è maturo un uh, sistema, un prototipo rispetto all'immissione sul mercato, quanto è pronto. <coughs> Eh, L'innovazione sociale è anche un elemento importante, nei vaccini l'abbiamo capito, no? senza i vaccini, senza i presidi, le mascherine che noi abbiamo, che si basano sulla tecnologia, non potremmo fare innovazione sociale, non potremmo portare a tutti i risultati della ricerca e le terapie, le medicine, i presidi, i vaccini sarebbero solo per pochi. Quindi noi abbiamo anche come obiettivo di innovare socialmente, cioè di portare... Questa ricerca per tutti. Sull'editoriale che ha dato origine a Nature Biomedical Engineering, la rivista Nature ha dedicato quindi una speciale rivista all'ingegneria biomedica. Nel primo editoriale c'è scritto il bioingegnere, io appartengo a questa categoria, il bioingegnere non solo deve portare a letto del paziente il risultato scientifico per migliorare la sua vita, ma lo deve portare a tutti i pazienti e non a pochi. È scientifico soltanto in bioingegneria ciò che si produce e si rende accessibile a tutti. L'accessibilità, la disponibilità del risultato scientifico, del vaccino, della mascherina, del pacemaker, è fondamentale per un bioingegnere. L'innovazione sociale fa parte oggi della scienza medica. Ho visto che c'è il professor Mantovani dopo di me, anche lui parlerà proprio di questo concetto, dell'importanza e del fondamento dell'innovazione sociale nello sviluppo della scienza e della tecnologia. L'altro aspetto è la bibliometria. Come vi ho detto prima, oggi il capitalismo scientifico, diciamo così, il nostro mondo, nelle democrazie liberali e anche nei paesi un po' meno democratici e liberali del nostro, si basa fondamentalmente sulla valutazione numerica, quantitativa di dove pubblichiamo, quando pubblichiamo e quanto gli altri leggono e scaricano gli articoli scientifici che noi pubblichiamo. Quindi è un parametro molto importante. Perché è importante? Perché non solo la bibliometria e quindi la misura e la valutazione di quanto noi produciamo è importante scientificamente per confrontarci, ma perché veniamo promossi sulla base del nostro score bibliometrico e perché i fondi di ricerca che servono a noi per essere promossi e per pubblicare vengono dati anche sulla base dell'analisi bibliometrica. Quindi il cosiddetto insomma, mondo della ricerca, lo spazio della ricerca mondiale, è governato da parametri che riguardano la bibliometria. Oggi c'è un piccolo shift. Eh, io eh, sono anche chair di un expert group della Commissione europea che si occupa proprio di questo, della valutazione di impatto. Horizon Europe e eh, l'Unione europea, fra le prime agenzie, la più, una delle più grandi agenzie mondiali che finanzia la ricerca, si è posta anche il, il, un tema, la valutazione dell'impatto, cioè dell'impatto sociale, dell'impatto in termini di leadership industriale della ricerca. L'altro quindi elemento importante sono le partnership, il PNRR è fondamentale in questo, il messaggio che dà il governo col PNRR è che i partenariati, cioè le alleanze pubblico-pubblico, quindi il CNR, l'Istituto Italiano di Tecnologia, le università, sono importantissime per raggiungere il livello e eh, gli obiettivi del PNRR, ma sono anche importanti le partnership pubblico-pubblico private, le alleanze pubblico private sono uno strumento sviluppato soprattutto per la promozione e l'innovazione sociale. Quando il mondo è in crisi si chiamano le partnership pubblico private per cercare di bypassare la crisi e di trovare delle soluzioni. Non abbiamo il tempo di entrarci, però è molto importante. L'intervento dello Stato in economia è quello che è stato fatto con i vaccini, quindi partnership pubblico private produttori di vaccini, produttori della logistica dei vaccini, materie prime, tutto quello che serve per produrli, quindi alleanze e fondi pubblici riversati sui privati per accorciare i tempi di sviluppo del vaccino, per produrlo e per smistarlo nel resto del mondo. E questo è di fatto un intervento dello Stato nell'economia le infrastrutture e le competenze e quindi il fatto che oltre alle materie prime le infrastrutture di ricerca sono fondamentali. Lo abbiamo visto guardando l'importanza del dato. Il dato oggi, il dato clinico è un elemento importantissimo. Se non avessimo i dati organizzati finalmente, forse dopo qualche mese, dopo un anno e mezzo, siamo riusciti ad arrivare ad avere quelle che noi scienziati chiamiamo le dashboard, i cruscotti in italiano dove ci sono il numero di, eh, per esempio, contagiati, il numero di occupazione dei livelli negli ospedali, tutti questi dati sono i dati fondamentali e le infrastrutture che consentono di scambiare e immagazzinare questi dati, tenerli nei server e poterli accedere per sviluppare le statistiche, non lo so, sono fondamentali. Quindi oltre le materie prime, le infrastrutture per la ricerca sono decisive e sono decisive le competenze, le competenze di cui oggi c'è un gran bisogno, infatti noi sappiamo che mancano ingegneri informatici, mancano medici, mancano infermieri. Infine la geopolitica, perché la geopolitica è connessa con le infrastrutture, chi si aggiudica? Le infrastrutture, le agenzie per esempio del farmaco europeo, Milano è stata in competizione per questo, pensate se fosse stata a Milano invece che da un'altra parte. Le infrastrutture di ricerca e le materie prime hanno a che vedere poi con la geopolitica e con la leadership industriale che, come sapete, le relazioni internazionali sono governate dalla forza, le, come dire, le forze in campo e quindi i rapporti di forza fra gli stati. Questo è lo scenario in cui ci muoviamo oggi, io vado molto lentamente perché cerco di essere chiara, spero di riuscire ad andare alla slide numero 4, chissà dov'è, che si trova. Non so dove devo puntare. Ecco, quindi le terre rare, questo è un mio studente che ha fatto una tesina sulle terre rare, perché appunto io insegno un corso che si chiama Trasformazione digitale, quarta rivoluzione industriale e lui ha proposto il tema delle terre rare, si è andato a studiare le terre rare perché io voglio insegnare proprio questo, lo spirito critico e dire ai ragazzi, alle studentesse, agli studenti, quindi a una delle infrastrutture fondamentali del mondo di oggi, quindi le Competenze che eh, quali sono i problemi di oggi? Le terre rare sono un elemento mh, eh, caratteristico del tempo eh, che viviamo oggi. Non so, vediamo se giro. riesco a girare pagina, non so dove devo puntare. Ecco, e quindi perché sono importanti? Sono importanti perché permettono di realizzare eh, la componentistica elettronica, sono importanti perché la Cina di fatto controlla la maggior parte del mercato, eh, non solo le miniere, sono anche in Mongolia, ma eh, controlla le terre rare e come se avete visto oggi la produzione è anche rallentata, la crescita dal fatto che le materie prime non arrivano, mancano in questo momento, nei momenti di, for di forte crescita come quello che speriamo stiamo andando a vivere adesso, le materie prime sono fondamentali. Ecco che quindi noi pensiamo di vivere nel cyberspace, nel mondo virtuale, nel mondo digitale, ma perché dico questo? Perché il mondo digitale in realtà ha un grande riflesso reale, è molto materiale e il primo messaggio di, di, di questa lezione eh, è che in realtà noi pensiamo di essere nel mondo virtuale, ma in realtà siamo più realisti di prima, perché dipendiamo da dei materiali, dipendiamo dai, dalle terre rare, dipendiamo dalle infrastrutture, i cavi sottomarini che ci portano i segnali, dipendiamo dai server che tengono i dati e che sono tutti estremamente materiali. Quindi da questo punto di vista questa rivoluzione industriale non è particolarmente nuova, perché ha, come dire, le stesse caratteristiche delle rivoluzioni industriali precedenti con delle nuove tecnologie abilitanti di cui andremo a parlare. Quindi quali sono in questo contesto le nuove sfide per la ricerca? Prima di tutto è quello che abbiamo detto prima, ma c'è un, un elemento in più, l'economia digitale e la platformizzazione dell'economia e la concorrenza di cui ora noi andremo a parlare e due grandi transizioni che stiamo vivendo. La transizione digitale e la transizione ecologica, che rappresentano dei vincoli molto forti per la scienza del futuro, dei vincoli per la trasformazione di scienza in tecnologia, dei vincoli anche scientifici per cui sarà necessario un grande investimento scientifico per il prossimo futuro. Vediamo un attimo se riesco. Se qualcuno mi vuole interrompere e farmi una domanda. I brevetti sono fondamentali, ne abbiamo discusso tanto quando c'è stata la discussione sui vaccini e i brevetti in effetti rappresentano il meccanismo più importante oggi per la trasformazione di scienza in tecnologia, sia in campo biomedicale che in tutti gli altri settori, per cui sono un elemento importante di cui si parla a volte troppo poco, ma sono un elemento che caratterizza il processo di innovazione oggi. Il processo di innovazione si basa sull'investimento che dà origine. Al risultato scientifico e si basa sul fatto che il risultato scientifico poi sarà accessibile, sarà di proprietà di chi lo sviluppa e lo brevetta una volta dimostrata l'originalità. E che sarà capace poi di sfruttarlo industrialmente anche mediante le opportune partnership. Questo in questo momento è il capitalismo scientifico tecnologico di oggi. Per cui il brevetto è un elemento importante anche in relazione all'innovazione sociale ed è stata anche, ha dato anche origine a molte discussioni su questi, su, in, eh, diciamo, nell'epoca della pandemia. Andiamo avanti. Allora per capire il contesto in cui noi ci muoviamo, noi ci muoviamo in un contesto in cui siamo in un'economia digitale. Abbiamo detto che è molto dipendente dai materiali, ma viviamo in un mondo che si sta trasformando digitalmente. Questa è la prima eh, informazione importante. E il primo grande vincolo, la transizione digitale, un'opportunità per la pubblica amministrazione, è stata fino ad oggi un'opportunità per grandi soggetti come Amazon, come Google, come Netflix, quindi la platformizzazione dell'economia ha portato a un'economia digitale in cui sostanzialmente un cyberspace, le transazioni fra chi compra il bene, chi offre il bene, chi offre il servizio, si sono svolte prevalentemente online e sono state monopolio di grandi over the top che hanno creato quella che oggi viene chiamata platformizzazione dell'economia. La digitalizzazione, la trasformazione digitale che noi oggi vogliamo compiere, quella del ministro Colau e di un ministero di questo governo, fondamentalmente ha un grande obiettivo, quella di trasformare digitalmente anche la pubblica amministrazione e quindi di utilizzare questa è la domanda che anch'io mi pongo perché se noi oggi compriamo libri su amazon abbiamo utilizziamo i servizi di google guardiamo i film l'entertainment è tutto eh, online attraverso piattaforme di streaming non possiamo invece avere per i servizi fondamentali la scuola l'educazione una platformizzazione, quindi delle piattaforme in cui questi servizi possano essere offerti in modo digitale e accessibili a tutti. Questa è la sfida del Ministero eh, per l'innovazione eh, digitale e lo stesso questo vale per uno dei casi che oggi vorrei riuscire a portarvi, che è, sono le terapie digitali, cioè trasformare la sanità in un sistema digitale che possa non solo raccogliere e ottenere, contenere i nostri dati, ma raggiungere i servizi, raggiungere i luoghi più remoti, raggiungere tutti i cittadini e trasportare online molte terapie, seguire le persone, per esempio, con malattie croniche a casa. Quindi la sfida del nostro governo attuale è quella di riuscire a trasformare digitalmente due dei servizi fondamentali della pubblica amministrazione, nonché poi tutti gli altri servizi. E questo è il CNR, ha proprio anche questa missione. E quindi da questo punto di vista, quindi, quali sono le tecnologie cosiddette abilitanti? Quando si vede parlare PNRR, si parla di CAT, Key Enabling Technology. Non, non mi ricordo se è esattamente definito così, ma fondamentalmente sono le tecnologie abilitanti su cui anche il PNRR, nella sua missione 4 della ricerca, va a investire: sono le tecnologie che consentono di entrare in questo mondo e quindi di essere competitivi come paese, come sistema manifatturiere, come leadership industriale. Per esempio, l'intelligenza artificiale o la robotica, e sono tecnologie come, per esempio, quella del motore elettrico, del motore ibrido, del motore totalmente elettrico e della possibilità di elettrificare la mobilità, sono tecnologie, questo va avanti da solo, sono tecnologie che hanno una forte connotazione geopolitica. Chi le produce? C'era un articolo di qualche anno fa che diceva in inglese, ma lo traduco in italiano, chi possiede i robot possiede il mondo, chi oggi possiede l'intelligenza artificiale possiede il mondo chi è stato in grado di platformizzare totalmente la vendita di beni e servizi, Amazon possiede il mondo. Ecco perché io dico che hanno una grandissima rilevanza geopolitica e consentono la leadership industriale. Teniamo conto che il nostro paese è uno dei paesi manifatturieri dell'Unione Europea, il secondo dopo la Germania, per cui noi abbiamo io insisto sull'industrial leadership perché fa parte degli obiettivi del nostro paese. Vediamo se andiamo avanti. Quindi, però, è giunta un'altra sfida. Abbiamo avuto due imprevisti. Uno non era così imprevisto, però ha raggiunto il suo massimo, come dire, impatto, che è la transizione climatica e il cambiamento climatico e l'impatto che sta avendo sulle nostre vite. L'altro è la pandemia, quindi abbiamo avuto due sfide nuove, due vincoli nuovi. In particolare però se parliamo di, di cambiamento climatico e dell'impatto eh, del clima su di noi, noi sappiamo che oggi abbiamo quindi un ulteriore vincolo e abbiamo un obiettivo che la storia dell'uomo non ha mai visto. Per la prima volta noi vogliamo fare una rivoluzione industriale, la quarta rivoluzione industriale, quella dell'intelligenza artificiale, che dicevo prima, della, della trasformazione della produzione, ma abbiamo anche una grande pretesa: fare una trasformazione industriale, una rivoluzione industriale che sia a impatto zero. Per la prima volta nella storia quindi vogliamo cambiare il mondo e lo vogliamo cambiare essendo sostenibili, perché le rivoluzioni industriali, la prima alla fine del Settecento in poi, non sono mai state a impatto zero, anzi hanno avuto degli effetti devastanti da un punto di vista dell'inquinamento e delle cause sull'ambiente. Invece noi oggi vogliamo fare una sfida alla transizione ecologica e quindi trasformarla in una rivoluzione industriale e trasformarla anche in una tutela per l'ambiente. Allora, per me questa è la missione più bella che ci possa essere. Perché è l'idea di reinventare come l'umanità sta al mondo, come produce beni, come offre servizi, come va a scuola, come eh, fa la sanità. E io sono convinta che l'impatto scientifico di questa rivoluzione sia fortissimo, che ci sia un grandissimo bisogno di scienza, come forse mai ce n'è stato, perché le basi scientifiche per poter trasformare la società in una società sostenibile non ci sono ancora. E questo lo vediamo nei materiali, nei modi di, di produrre, in quello che mangiamo. Noi ancora oggi parliamo di sostenibilità, però prendiamo le bottiglie di plastica, i contenitori di plastica e non riusciamo a essere a impatto zero. Per quanto vogliamo cambiare il nostro comportamento individuale, difficilmente riusciamo ad essere realmente sostenibili. Perché? Perché non abbiamo la, le tecnologie per essere sostenibili. E quindi ci possiamo porre questo, questo tema. Dobbiamo affrontare la sfida scientifica della sostenibilità, trovare nuove materie prime, trovare una nuova chimica, per esempio questa è una sfida per il CNR, trasformare la chimica da chimica inquinatrice come è sempre stato in chimica verde, nuovi processi produttivi, trasformare l'economia in economia circolare, quindi non lineare che spreca ma che riusa e ritorna in un circolo, avere una crescita a impatto zero, di solito la crescita abbiamo visto in Cina che cosa ha prodotto, ed essere sostenibili. E quindi abbiamo da scoprire una nuova interdisciplinarietà, quella della sostenibilità. vediamo se riesco ad andare avanti, questo è ben descritto dagli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questi obiettivi di sviluppo sostenibile, che ormai si studiano a scuola, sono 17 e danno la bussola della ricerca scientifica di oggi. Sono e saranno la prima pagina del piano strategico del CNR. Se uno dice cosa deve fare la scienza oggi, più cibo per tutti, perché la popolazione mondiale aumenta, oltre 7 miliardi, una sanità uh, sostenibile ed equa per tutti, uh, l'acqua pulita, l'azione per il clima, uh, il, gli oceani e la tutela del nostro mare, uh, aumentare um, anche... <coughs> eh, trovare un meccanismo di produzione di energia pulita. Quindi se uno dice quali sono gli obiettivi della scienza oggi, questo, questo secondo me si dovrebbe studiare dalla prima elementare in poi, nelle primarie, perché dovrebbe diventare parte del nostro obiettivo, perché prima quello che diceva il regista di prima è vero, cioè quello che noi dobbiamo fare è trasformare prima di tutto noi stessi come individui e essere consapevoli che queste sono le sfide ed è anche molto bello che sia delle Nazioni Unite quindi, ed è condivisa da così tanti paesi, quindi tutti convergono su questo. Come raggiungiamo questi obiettivi? Vediamo se riesco a cambiare slide. Eccoci. Un altro elemento molto importante è che dobbiamo decarbonizzare, produrre. Eh, riuscire a diminuire l'impatto eh, dell'anidride carbonica nel, su, nel nostro mondo nel prossimo futuro e abbiamo un provvedimento e viviamo in un continente che eh, è retto dal trattato dell'Unione Europea che si è proposto un obiettivo fondamentale con una politica verde molto forte che dal mio punto di vista è un salto in avanti pazzesco. Ci, ci poniamo degli obiettivi di transizione ecologica talmente forti e non abbiamo e non sappiamo quali strumenti potremo utilizzare per raggiungerlo. Quindi è un obiettivo politico, non è un obiettivo scientifico. L'obiettivo scientifico è, e quindi del Fit to 55, quindi di uno delle più importanti annunci della Commissione europea, è proprio quello di riuscire a trasformare la scienza a evolvere per riuscire a, 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 a raggiungere questo obiettivo. Quindi, cosa significa questo detto in pratica? Significa che dobbiamo eh, avremo delle mh, direttive sulla, sulla Efficienza energetica, avremo degli obiettivi sui trasporti, sul modo di su, diciamo la propulsione che utilizzeremo per i nostri aerei, per le nostre macchine, avremo delle provvedimenti sulla, le, e delle strategie, per esempio, per le nostre foreste, sull'uso della terra, cioè avremo un pacchetto legislativo fondamentale. In cui l'Unione Europea si muoverà. E io spesso dico che non è un solo un obiettivo per gli scienziati, ma anche per i giuristi. I giuristi e chi lavora anche in campo economico dovrà completamente cambiare il proprio paradigma, perché al di là di tutto questa è un'innovazione per definizione, è un'innovazione emanata per legge. Un che alla quale poi deve corrispondere tecnologicamente la messa in atto di una serie di azioni che devono cambiare il nostro modo anche, per esempio, di spostarci. La mobilità sarà sicuramente cambiata completamente. Questo è quanto dice eh, la commissione eh, eh, von der Leyen e quindi ora è in inglese, mi dispiace, ma perché ho citato questa slide? Perché, per esempio, io quello che voglio farvi vedere per diciamo, concludere questa lezione è l'effetto che delle linee guida politiche coraggiose in avanti eh, possono avere poi da un punto di vista scientifico e che cosa deve cambiare per riuscire a raggiungere eh, gli obiettivi eh, politici. In pratica, per esempio, c'è un articolo molto interessante su Nature Chemistry che parla della nuova chimica verde. Perché dico questo? Perché se io guardo per esempio al Consiglio nazionale delle ricerche, noi abbiamo un dipartimento di scienze chimiche molto grande, mille persone che lavorano in questo ambito e dobbiamo porci l'obiettivo di quale sarà la chimica del futuro. La chimica come scienza è sempre stata accusata no? di essere un po' anche diciamo, la, la chimica che inquina. Oggi invece la chimica deve essere vista vediamo se riesco, deve essere vista come invece la chimica che ci aiuta a ripulire il pianeta. Quindi è un rovesciamento di paradigma completo che corrisponde anche a un paradigma scientifico completamente nuovo, nuovo nelle molecole che si devono studiare, nuovo nei processi chimici che si devono affrontare, nuovo nelle, nel modo anche di organizzare la ricerca per raggiungere questi obiettivi. Quindi se io devo dire... E quindi devo ripensare una nuova chimica e declinare cosa sarà la chimica dell'economia circolare del futuro e quindi come sarà pensare a, a dei processi che non lasciano e che quindi ritornino a riutilizzare ri tutte le sostanze chimiche che vengono uh, uh, sfruttate per il processo uh, realizzativo. Esiste un bel, un, un, un bel articolo scientifico che si chiama proprio Circular Chem to enable a circular economy che è proprio un paradigma e uno shift di idea per la chimica. Questo lo dico per far vedere come dovrà cambiare quindi un ente scientifico e un ambito per riuscire a raggiungere un obiettivo della sostenibilità. Vediamo se riesco a cambiare slide. Questo lo dico perché ho preso l'esempio della chimica. Se voi guardate questo è uno degli schemi che è, che è rappresentato in questo articolo scientifico e vedete come si trasforma la tavola periodica degli elementi e quali sono gli elementi e quindi i materiali che vengono più utilizzati per esempio per gli smartphone. Senza questi elementi non si riescono a produrre gli smartphone. Quanti, quanti vengono per esempio eh, dai minerali delle terre, eh, dalle miniere che sono nei paesi in via di sviluppo, quanti invece eh, sono eh, gli elementi di cui noi abbiamo grande disponibilità. Quindi la presenza e la tavola periodica degli elementi in questo articolo viene trasformato in una guida per capire anche la geopolitica della leadership industriale e della sostenibilità. E che cosa ci dice la scienza? Ci dice quindi, prima di tutto, che la temperatura uh, del nostro uh, um, pianeta sta aumentando, che c'è un grande cambiamento nell'utilizzo della terra e che la temperatura è un indice preoccupante. Infatti, uno degli indici che viene utilizzato anche per uh, lavorare sul Green Deal. Ci dice. Che, eh, le variazioni di temperatura se paragonate agli ultimi 65 milioni di anni sono effettivamente preoccupanti, quindi abbiamo tutti gli elementi eh, dall'analisi scientifica che ci consentono di capire che non abbiamo più tempo, ci danno un nuovo paradigma anche di complessità e di sostenibilità eh, del, del nostro pianeta in cui dobbiamo considerare tutti i fattori dove eh, la popolazione si aggrega, come sono le rotte degli aerei, come sono le rotte e, le, e la logistica del trasporto marino, dove stanno i cavi sottomarini, dove stanno le miniere che ci consentono di produrre i materiali che ci servono per i, i prodotti che utilizziamo tutti i giorni e dove produciamo l'energia. E abbiamo anche degli effetti molto forti rispetto al passato eh, che sono... Connessi con il concetto di globalizzazione. A me piace questo concetto di scambio colombiano che ha portato eh, delle specie esotiche da un continente all'altro e mi piace vedere, nell'ambito del pianeta, per esempio, nel, nel il cibo che noi mangiamo e che compriamo al supermercato, che giri fa nell'ambito del pianeta e questi giri sono il sintomo che qualcosa non sta più funzionando da un punto di vista degli squilibri. E quindi, da un punto di vista scientifico, noi dovremmo sviluppare un nuovo modo di produrre eh, il cibo e un nuovo tipo di agricoltura anche di precisione che consenta anche uno sviluppo locale e di, consenta di ritornare a un equilibrio. L'altro elemento che per esempio viene studiato al, al CNR e sarà sviluppato soprattutto nel campo eh, del Dipartimento dell'Ingegneria è lo studio delle aggregazioni nelle grandi città. Uno dei progetti che noi abbiamo all'interno del CNR è proprio quello di sviluppare un, eh, un modello virtuale delle città, cioè un gemello, un digital twin, quindi un gemello uh, uh, virtuale che consenta di ricostruire le città e di fare una pianificazione uh, da un punto di vista dell'urbanistica dell in modo da considerare il problema delle aggregazioni nelle grandi città. E le grandi città saranno quelle che domineranno uh, nel prossimo futuro, a meno che non cambiamo il nostro paradigma. <coughs> Andiamo avanti. L'altro elemento, che quindi riguarda per esempio il nostro Dipartimento eh, di, di Scienze Agrarie e anche nostri, i nostri altri dipartimenti, è la questione dello sfruttamento delle risorse. Ecco perché sono partita anche dal concetto di terre rare e dalle materie prime. Le materie prime sono fondamentali e lo sfruttamento delle risorse, se noi vogliamo cambiare il paradigma della sostenibilità, sarà uno degli elementi caratterizzanti questa trasformazione industriale, sempre con questo obiettivo che forse è il più grande. Atto di presunzione che noi abbiamo oggi che è quello di pensare a una rivoluzione industriale che, però, non pensa in modo illimitato alle risorse da, eh, da estrarre e alle materie prime da utilizzare. Da un punto di vista eh, antropologico è un cambiamento mai visto, quindi anche una presa di coscienza e di consapevolezza è un cambiamento mai visto. E quindi questo ci porterà a studiare. Appunto, a come a un nuovo paradigma per lo sfruttamento delle risorse. Non so se adesso io sto finendo il mio tempo. C Ho ancora un po' di tempo se sono noiosa, alzate la mano e <ride> mi interrompete e quindi che cosa? Cioè, dobbiamo porci di fronte al, al fatto che dobbiamo uscire da questa situazione. Quindi non dobbiamo pensare che la catastrofe è ineluttabile. Un po' è il messaggio del documentario che ci mh, verrà presentato stasera. Mi è piaciuto molto l'approccio del regista. Eh, perché? Perché non dice non possiamo più fare niente, no, dice no, dobbiamo riuscire ad avere un approccio multidisciplinare, a pensare a una nuova rivoluzione scientifica e poi industriale che ci consenta di affrontare il prossimo futuro. Un esempio di grande distorsione sono le rotte polari, siccome i ghiacci fondono e siccome abbiamo più opportunità, i grandi paesi come la Cina, la Russia, gli Stati Uniti stanno pensando di sviluppare delle rotte polari. Il CNR è molto presente, ha un istituto di scienze polari molto forte, ha anche delle basi... Artiche alle Svalbard sta per partire la nave Laura Bassi in, in collaborazione con un altro ente di ricerca, l'OGS, proprio per andare a studiare queste cose nelle basi polari. E pensate che le basi polari, il tempio della ricerca, del monitoraggio della, del come dire, cambiamento climatico, sono anche diventate un oggetto interessante geopoliticamente. L'Artico se ne parla tantissimo perché le rotte artiche possono rivoluzionare eh, eh, il mondo in questo momento e quindi è esattamente. Esattamente l'opposto di quello che proclamiamo quando emaniamo questi nuovi provvedimenti Fit to 55, che è quello eh, di riuscire... A diminuire il nostro impatto del 55% e eh, invece facciamo l'opposto. Andiamo a pensare alle rotte polari che sono esattamente vanno nella direzione opposta a quella che ho detto prima. Quindi, perché il Consiglio nazionale delle ricerche deve rifare il proprio piano? Questo penso che l'abbiate capito tutti. Giusto per dire cosa siamo, sono eh, sette dipartimenti e 90 istituti, il numero lassù è sbagliato, ma. Uh, sono quasi 9.000 persone e um, abbiamo. Questi sette dipartimenti che in effetti riscriveranno il loro futuro, lo riscriveranno soprattutto perché abbiamo ora la partenza concomitante mai successo negli ultimi anni. Horizon Europe che è il più grande programma di ricerca, penso, del mondo. L'Unione Europea è una delle più grandi agenzie finanziatrici di ricerca che esistano e Horizon, sta partendo Horizon Europe che è il nuovo progetto europeo. Parte, e abbiamo il Piano Nazionale della Ricerca, e il Ministero della Ricerca sta per partire con un piano volto anche all'eccellenza scientifica dei giovani ricercatori, molto importante, parte il PNRR. E quindi abbiamo il PNRR che è il più importante programma del governo Draghi. La concomitanza di questi tre eventi per la ricerca è un momento epocale che non possiamo perdere e infatti stiamo lavorando per riscrivere perché noi copriamo tutte le possibili aree che sono in qualche modo eh, hanno investite da questa grande eh, rivoluzione e si declina con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e quindi Riscrivere. Siamo 8.600, direi 8.700, 9.000 se consideriamo anche le persone diciamo, non con un contratto eh, stabile, e, eh, e quindi siamo importanti, siamo il primo ente di ricerca per numero di ricercatori, non possiamo perdere tempo e dobbiamo svolgere il nostro ruolo. Proprio per sviluppare le conoscenze che abbiamo detto. Abbiamo 224 sedi secondarie. Dico che spesso siamo un po' come le caserme dei carabinieri: siamo presenti ovunque. Abbiamo 90 istituti di ricerca e due basi di ricerca permanenti ai poli. Una cosa meravigliosa. Abbiamo. Questi sono alcuni dei numeri, 500 collaborazioni, 42 grant, quindi programmi della, europei eh, di ricerca di eccellenza scientifica, 120 dottorati industriali, insomma abbiamo veramente dei numeri che sono impressionanti. È per questo che io sento la responsabilità di riscrivere il piano per il prossimo futuro. Vediamo se riesco. Questi sono il numero di brevetti, come vi dicevo si misura anche in termini di brevetti, 1500 partnership, circa 50 spin-off, contratti attivi e eh, si parla anche di proprietà intellettuale nel nostro portafoglio. Andiamo avanti. E, eh, questo è per far capire dove abbiamo le nostre start-up, prevalentemente in nanotecnologie e nuovi materiali e nel campo biomedico e dell'ingegneria. Uh, miglioreremo anche e eh, avremo start-up anche in campo agroalimentare nel prossimo futuro. <coughs> e quindi ritorniamo a noi. Abbiamo questi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e quindi dobbiamo riuscire a declinarli nell'ambito della nostra missione scientifica. Dopo aver analizzato lo scenario, li decliniamo dentro di noi e quindi dobbiamo riuscire a combinare, come vedete la ricerca oggi parla di responsabilità sociale, responsabilità ambientale e responsabilità economica con molti vincoli in più rispetto al passato e anche un'ambizione maggiore perché è declinare la ricerca e riuscire a avere contemporaneamente anche responsabilità sociale e ambientale. Vediamo se va avanti. E quindi dobbiamo declinare tutte le nostre azioni: combattere i cambiamenti climatici, conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine. Il CNR ha molte infrastrutture di ricerca dedicate allo studio del mare e quindi al monitoraggio quotidiano del mare e dell'atmosfera e diciamo in generale, si occupa quindi di infrastrutture, significa tante strumentazioni connesse distribuite sul territorio che effettuano il monitoraggio che è la base per valutare l'impatto sull'ambiente. Dobbiamo quindi ripensare e questi sono i, i programmi che noi... Eh, dobbiamo attuare e qui si vede eh, la transizione ecologica. Secondo me, eh, i due ministeri, quello della transizione digitale e della transizione ecologica e il ministero delle infrastrutture, per noi ci danno l'orizzonte base e le missioni nell'ambito del PNRR che ci consentono di poter riprogrammare il nostro futuro. E noi dobbiamo raggiungere. La neutralità climatica, in punto in cui le emissioni di gas a effetto serra non superano le capacità del pianeta di assorbirle, una delle sfide scientifiche più importanti del prossimo futuro. E quindi reinventare, per esempio, eh, l'economia. Questa io credo che sia una delle sfide eh, più importanti e mh, anche non pensare eh, semplicemente con vecchi paradigmi, ma pensare a un concetto di, di riuso, quindi di riuso anche a livello di materiali e quindi pensare ai nuovi processi del prossimo futuro. Quindi, come spiega bene qua, i principi dell'economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, quindi non inizio un percorso e arrivo, ma ritorno e riutilizzo le stesse materie. Non le butto via. Questa è la più grande sfida che noi abbiamo nel campo soprattutto della chimica. Queste queste sono uh, note vengono dai ricercatori del Dipartimento di Chimica. E per esempio, in campo energetico, riuscire a utilizzare energie rinnovabili. Cosa significa energie rinnovabili? Eh, che sono disponibili in natura e si rigenerano continuamente, in maniera spontanea e in quantità inesauribile. Questa è eh, la chiave della comprensione delle energie rinnovabili. Non so se... qua. Quindi, queste sono spiegazioni su cosa sono l'energia rinnovabile, penso che ormai quasi tutti lo sappiano. Io penso che si dovrebbe studiare a scuola e eh, anche da un punto di vista delle discipline da studiare dovremmo introdurre la comprensione perché le competenze e l'attrazione eh, e l'orientamento dei ragazzi e delle ragazze parte proprio eh, dalla scuola. Ecco. La parte sulla chimica verde è anche la comprensione di cosa significa. Significa utilizzare un approccio etico fatto di criteri, priorità e obiettivi. E lo sviluppo di una nuova conoscenza, io direi anche coscienza scientifica. Quindi avere il concetto di solvente, un solvente più sicuro, utilizzare... Uh, processi catalitici piuttosto che uh, di trasformazione e di reazione, utilizzare uh, reagenti chimici e agenti chimici più sicuri, avere un concetto di rinnovabilità, di monitoraggio, il monitoraggio è un elemento importante, infatti le infrastrutture e il monitoraggio servono e sono la base per poter riuscire a sviluppare un'economia sostenibile e una nuova quindi chimica e le nuove molecole che studieremo. Molto importante questa parola in situ analysis e il concetto di infrastruttura che dicevo prima, il il punto fondamentale per poter essere sostenibili è misurare, se non misuriamo e non eh, riusciamo a sviluppare un misura, una misurazione continua e costante del nostro ambiente, del suo inquinamento, della produzione di CO2, e, e anche dell'inquinamento atmosferico e del mare, non potremo mai raggiungere la sostenibilità. Quindi è come quando parliamo della pandemia, prima misuriamo, se non misuriamo, la stessa sostenibilità non, non ha le sue fondamenta. E quindi questi sono gli obiettivi che sono poi raccontati in quel paper, in quell'articolo fondamentale. Spesso la scienza ha degli articoli che rappresentano una svolta nei paradigmi. Vorrei concludere eh, questa lezione sperando di non, avervi, di non essere stata troppo noiosa. Su un ultimo aspetto, che è l'aspetto che mi sta più a cuore. Per concludere, perché è la mia attività di ricercatrice prima di diventare presidente del CNR, quindi io tengo particolarmente a questo. Prima abbiamo parlato della fragilità del pianeta e quando parliamo di chimica verde possiamo parlare di fragilità dell'individuo e quindi parliamo e ritorniamo in sanità e concludiamo questa lezione. Abbiamo visto che l'obiettivo della sostenibilità comporta una rivisitazione dei paradigmi, l'obiettivo della resilienza rispetto alla pandemia e la preparazione rispetto alla pandemia e in generale anche al cambiamento climatico implica un utilizzare uno sviluppare una sanità che sia più protettiva rispetto alla fragilità abbiamo visto che le pressioni fragili sono state quelle che sono, si sono ammalate di più la trasformazione digitale può essere un grandissimo strumento per rafforzare la fragilità e riuscire a riequilibrare la fragilità che quando c'è una pandemia diventa vulnerabilità. E la fragilità è un concetto molto importante da un punto di vista clinico e rappresenta per esempio quello che può accadere nell'ultima parte della vita. Noi abbiamo aumentato l'aspettativa di vita grazie alla medicina, grazie a tanti strumenti che noi abbiamo utilizzato, abbiamo un'aspettativa di vita che è oltre gli 82-83 anni, è un po' variabile perché Covid gli ha dato una bella botta all'aspettativa di vita, ma... Eh, L'ultima parte della vita, come abbiamo visto durante la pandemia, è una parte della vita in cui si è fragili. Fragili è una condizione clinica, non è una condizione sociologica. È, può, può essere anche una condizione psicologica, sociale, ma è anche una condizione clinica e una condizione che si può migliorare e si può migliorare sviluppando una sanità pubblica. Con delle, piattaforme, con delle piattaforme che sfruttino eh, le tecnologie digitali, la robotica, per riuscire a supportare l'individuo e a renderlo meno vulnerabile e più forte. Perché questo è importante? Abbiamo visto che il Covid è stato un grandissimo acceleratore della perdita di autonomia, questo è un punto fondamentale. Noi abbiamo un invecchiamento normale, quello che si vede laggiù, normal aging e poi un'accelerazione dell'invecchiamento dovuta a a tante cause esterne, possono essere una patologia, può essere il cambiamento climatico, possono essere delle fragilità dovute al Covid, per esempio. L'obiettivo delle tecnologie è riuscire a ritornare in a, a far tornare in alto la pancia di quella curva, cioè evitare l'accelerazione del deterioramento delle abilità personali e dell'autonomia. Io la vedo. Così, per me questo è un elemento molto importante, quindi la fragilità causa una diminuzione della forza, nella eh, resilienza, un, anche a abilità cognitive e psicologiche. Che sono deteriorate e quindi abbiamo una parte di vita indipendente, una parte assistita, una parte di dipendenza. Se noi avessimo già avuto una struttura nella società con una sanità territoriale e un sistema digitale per assistere le persone a casa e degli strumenti adeguati, non saremmo stati così esposti al COVID. Il COVID ci ha insegnato che noi possiamo utilizzare gli strumenti digitali, come per esempio eh, la connessione, le app sul nostro centro cellulare piuttosto che per, semplicemente per guardare le previsioni del tempo o guardare un film, anche per seguire la, cro la cronicità e la fragilità a casa e offrire la possibilità di avere un invecchiamento migliore. Ecco qual è un obiettivo scientifico fondamentale, la cura della fragilità attraverso ausili tecnologici e attraverso strumenti. Per esempio questo è un robot che dialoga con una persona. E è un esempio diciamo di intrattenimento cognitivo che può essere utilizzato anche per supportare la persona piuttosto che per giocare, per fare una cosa importante, seguire a casa attraverso le terapie digitali. E vorrei chiudere quindi con una delle più grandi innovazioni dell'ultimo periodo in medicina, che si chiama. Terapia digitale. Che cos'è la terapia digitale? È lo sfruttamento delle piattaforme digitali e della platformizzazione dell'economia per avere dei sistemi che consentano di fare quello che viene chiamato in inglese digital coaching, cioè seguire una persona nel suo comportamento, nelle sue attività quotidiane, nel seguire delle terapie, nello svolgere degli esercizi fisici, nell'avere la dieta appropriata, nel prendere uno stile di vita che consente di recuperare rispetto alla fragilità. Perché io parlo di questo? Parlo di questo perché spesso l'intelligenza artificiale, le terapie digitali vengono viste come uno strumento diciamo anche a beneficio di pochi, di un sistema capitalistico che è basato su piattaforme tecnologiche che tendono a sfruttare. Ecco, io vorrei un riequilibrio di questa visione anche in senso positivo e anche di, di dire perché la scienza, invece di essere utilizzata semplicemente a beneficio di pochi, non può essere utilizzata a beneficio di tanti. Perché se noi abbiamo uno sfruttamento eh, delle piattaforme digitali in tanti beni e servizi che noi compriamo, che offriamo, non lo possiamo utilizzare per i due ambiti che ci stanno più a cuore, la scuola, l'istruzione attraverso nuovi sistemi e metodologie di insegnamento e la sanità attraverso nuove metodologie per seguire i pazienti a casa, per esempio il digital coaching. Esistono oggi le terapie digitali che di fatto brevettano algoritmi per calcolare e per dare consigli di comportamento a persone con depressione o a persone con altre malattie croniche come il diabete, semplicemente misurando i parametri fisiologici, misurando l'attività, misurando il tipo di dieta e quindi consigliando un comportamento. Infine, quindi, vorrei chiudere questa lezione sul concetto di comportamento. Il comportamento degli individui e la somma dei comportamenti degli individui può essere il motore della rivoluzione industriale che noi vogliamo fare. Vogliamo fare una rivoluzione industriale che ci consenta una transizione digitale e di essere sostenibili. E penso che il messaggio di questo festival e il messaggio anche del film che viene proiettato oggi e di tanti altri che ho visto proiettati è proprio questo. Avere, essere esigenti con chi ci governa, avere fiducia nella ricerca e pensare che l'investimento in ricerca è fondamentale per raggiungere questi obiettivi e nello stesso tempo individualmente capire che attraverso il cambiamento di comportamento si può cambiare sia la malattia cronica del paese e del mondo, che è il cambiamento climatico e l'innalzamento della temperatura, sia la malattia cronica di alcuni di noi che sono costretti a vivere malamente anche perché non hanno un servizio. Efficace sul territorio e che invece attraverso le terapie digitali e strumenti opportuni potrebbe essere molto più efficace. Grazie. Grazie davvero per questa panoramica così ampia sulle sfide scientifiche ed industriali che abbiamo di fronte. Abbiamo lo spazio per qualche domanda è eh. eh, pronto, mi fa, molto, mi fa molto piacere parlare con la professoressa eh, Carrozza perché effettivamente il, il CNR è una grandissima forza a livello scientifico in Italia. Io ho fatto parte di una commissione anni fa per l'Accademia dei Lincei sulla valutazione del CNR. Ci sono dei laboratori a Monterotondo, in Puglia, in Sicilia, a Milano, eccetera, di altissimo livello. E per quello il CNR ha una grandissima responsabilità. Allora, io volevo dire che l'anno scorso abbiamo, come Accademia dei Lincei, abbiamo appoggiato la politica della dottoressa Cattaneo, la senatrice Cattaneo, per eh, giudicare sull'attribuzione dei, dei prossimi fondi PNR, che sono importantissimi. Allora, la senatrice Cattaneo, e io l'ho appoggiata molto, aveva un'idea di un finanziamento a rete, a, cioè. Eh, di eh, un finanziamento fatto su piccoli centri curiosi driven perché, per evitare dei, dei, delle cattedrali del deserto, come qualche volta ci sono, ora però mi sono reso conto che l'Italia ha delle carenze infrastrutturali proprio riguardo alla sanità che sono gravissime e io chiedo se il CNR potesse poi intervenire una è lo scandalo dei vaccini è mai possibile che con i tanti ricercatori italiani di tutto il mondo ne parlerà fra due giorni il professor Mantovani, che sono di altissimo livello. È mai possibile che noi non siamo riusciti a, a, a creare un vaccino se non mediante delle piccole industrie che si occupano dell'infialamento. Il, il fenomeno reitera, è scandaloso, primo. Poi c'è un altro problema, non abbiamo un istituto che sia capace di individuare a livello genico la struttura dei, dei virus o dei, o dei batteri. Come mai dobbiamo appoggiarci soltanto a quello che fanno l'Inghilterra con ritardi, eccetera? Ora quindi c'è una mancanza di infra, di tuo, di infra, a livello, a livello diciamo, medico, a livello di sanità, visto che parliamo eh, di quello, c'è una mancanza di infrastrutture importanti che si occupano che si occupano di questi problemi fondamentali. Ora io mi chiedo: visto che l'Istituto Superiore di Sanità è così inefficiente, perché il CNR non prende in mano, per esempio, la struttura della genomica dei virus oppure per lo sviluppo dei vaccini? Questo io credo che il CNR potrebbe fare. Grazie. Dunque, allora io penso che. Per quanto riguarda la questione dei vaccini, eh, è un po', ho cercato di dirlo, non ho fatto un, una lezione molto tecnica, però il punto fondamentale è che... Eh, senza un investimento in ricerca fondamentale non si, ottengono, eh, non si possono ottenere i vaccini, non si può comprimere eh, così tanto l'innovazione in, da un punto di vista temporale. Reitera è stato molto lento eh, anche per motivi eh, amministrativi, eh, gli accordi io li ho visti perché so, alcuni sono passati per il CNR, sono arrivata dopo. E, e quando sono arrivata, siccome il CNR era coinvolto, eh, mi sono accorta che soltanto per stipulare le convenzioni e gli accordi sono passati dei mesi, perché ci sono in effetti in questi casi dei problemi di eh, comitati etici troppo lenti, eh, da un punto di vista amministrativo le partnership pubblico-private sono molto difficili da fare in Italia. E anche la, la trasparenza non è facile da garantire, insomma, in un momento in cui era necessario accelerare, eh, non è stato facile accelerare da questo punto di vista. Infatti, quando dico che i giuristi hanno un ruolo importante. Dovranno scrivere il, il diritto amministrativo per queste cose del futuro, perché con il diritto amministrativo della pubblica amministrazione in questo momento non, 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 non è possibile andare avanti. L'altro elemento è la concorrenza. E in altri paesi la concorrenza è più forte in Italia non è tanto forte e, e quindi io credo che anche nel PNRR sarà molto importante stabilire eh, e, e, e l'indirizzo che ha avuto il governo da questo punto di vista, avere delle call aperte in cui ci sia una sana competizione fra partenariati diversi per concorrere, perché quando c'è un unico produttore o c'è un unico vaccino di Stato bisogna temere, eh? non è, non è è degno di un paese come l'Italia avere un'unica soluzione. Eh, così come non credo moltissimo nell'etica di Stato, non credo nell'azienda di Stato. Il nostro sistema si basa sulla concorrenza, anche nel campo della ricerca. C'è un programma di ricerca, ci sono più partenariati, c'è una commissione di valutazione e vinca il migliore. Se ce n'è uno è sempre pericoloso. Questa è la mia opinione. E infatti eh, ho apprezzato anche l'atteggiamento della senatrice Cattaneo. Da questo punto di vista non si fa un sistema top-down, qui si fa questo, qui si fa quest'altro, ma si fa un sistema che comunque consenta di, di concorrere e di eh, avere eh, più partenariati che concorrono insieme, insomma senza assegnazioni dirette. È un po' anche lo spirito europeo e, e credo che questo sia importante. La linea che è stata seguita nel PNRR da un punto di vista scientifico è quella di non costituire dei nuovi istituti, che, eh, quindi, ma eh, di far crescere le competenze che c'erano anche tramite network. È una sfida pazzesca, non è, non è quello che è stato fatto in passato in, in Italia, questa è la prima volta che viene utilizzata questa linea, quindi starà al CNR. A tutti gli altri enti di ricerca meritarsi questa scelta, per esempio, per l'intelligenza artificiale si sta scrivendo una nuova strategia. Non si sta facendo l'istituto di intelligenza artificiale, l'istituto di robotica, l'istituto dei vaccini, ma si sta facendo eh, sviluppare la collaborazione. Secondo me questo è un messaggio importante, ma che ci attribuisce anche una grande responsabilità perché dovremo muoverci e infatti ci stiamo muovendo. L'altro aspetto: ehm, come dire. Della retratezza. Io credo che l'Istituto Superiore di Sanità abbia fatto tutto quello che poteva e fa, e, e tuttora è il riferimento. Eh, per quanto riguarda la genomica, si è costituita una rete per rispondere sia come IRCS che come IRCS, come ospedali di ricerca, diciamo, nel sistema della, della sanità. E, 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 eh, noi Cercheremo di collaborare con l'IRCS e con l'Istituto Superiore di Sanità. Uno dei problemi che c'è stato è la separazione sanità-ricerca, molto forte: nel senso che ehm, il sistema IRCS e gli ospedali di ricerca dipendono dal Ministero della Salute, il sistema eh, CNR e enti di ricerca dipendono dal Ministero della Ricerca. Non è facile lavorare insieme per la sanità e quindi. Oggi, eh, secondo me, il Ministero della Salute e della Ricerca dovrebbero parlare insieme perché se non si fonde e nei vaccini si deve fondere, perché la biologia molecolare è una ricerca fondamentale che viene dagli enti di ricerca. Però la traslazione è negli ospedali perché i, i trial clinici non si possono fare negli enti di ricerca. Questo è il punto fondamentale. E, e L'Istituto Superiore di Sanità non ha il suo ospedale, il CNR non ha l'ospedale, quindi deve essere. Essere. E questo è anche un obiettivo organizzativo, giuridico, amministrativo importante, cioè connettere chi sviluppa il vaccino deve poter fare trial. In Italia, lo dico per esperienza perché io durante la pandemia ero direttore scientifico di una fondazione che aveva 30 ospedali, di cui due di ricerca, i comitati etici in alcuni luoghi d'Italia sono lenti e sono di fatto un rallentamento enorme. Se tu, non è che non devono esaminare, devono esaminare, ma devono essere organizzati. Quindi quando parliamo di infrastrutture, per poter avere un sistema innovativo nel campo della sanità, noi dobbiamo avere comitati etici, dobbiamo avere grandi centri che sappiano analizzare e valutare i brevetti in campo. Sanitario, dobbiamo avere delle infrastrutture di dati con dei server che ci consentano di unirli e non avere fascicoli, 21 fascicoli sanitari regionali differenti. E insomma questo è quello che dovrebbe fare oggi il governo e credo che, che il Ministero insomma Colau stia facendo questo. No? Il, il Green Pass è il primo frutto. Poi ha So che ha dei problemi con alcuni, però il solo fatto, io quando ho visto che in pochi minuti riuscivo a, a, ad avere il Green Pass sulla base dei miei certificati di vaccino, io ho cambiato residenza due volte ultimi, negli ultimi anni, ho detto che qualcosa stava funzionando per la prima volta. Quindi io confido che queste, si, che queste sfide perlomeno oggi siano state comprese, perché la pandemia e i morti che ci sono stati ci devono insegnare che dobbiamo riuscire a bypassare questi grandi gap, i gap delle regioni, i gap della ricerca e della sanità che non si parlano, i gap dei comitati etici, eh, sono tanti, non so se ho risposto alla sua domanda, per noi significa riscrivere il CNR, non è che non ci sono infrastrutture, il CNR ce ne ha oggi attive. Io ho fatto fare la, la ricognizione una quantità enorme nel campo delle, delle biotecnologie, nel campo del monitoraggio ambientale, ne abbiamo veramente tante. Il coraggio sarebbe quello di farle diventare infrastrutture nazionali e monitorate, perché sia la pandemia che il cambiamento climatico, se noi non misuriamo, non abbiamo i presupposti. La prima cosa è misurare e, e misurare si fa con le grandi infrastrutture e quindi anche quelle genomiche. Infatti i IRCS si stanno organizzando e so che ci sono diciamo ormai si stanno acquisendo le attrezzature e si stanno accreditando sempre più ospedali di ricerca e laboratori specializzati per fare queste eh, analisi genomiche. Dicevo che la leadership. Noi ci proviamo, ma poi ci saranno gli ospedali Sani criteri, devo dire che il CNR funziona molto bene. Con i sani criteri del CNR, assumersi la leadership scientifica e sono sicuro che il CNR sarebbe stato capace di portare a casa quella mm, cosa. Noi eh, siamo a disposizione, la differenza è che noi abbiamo fatto questo discorso al governo. Il CNR ha. Quando ho fatto vedere che abbiamo 226 di 80 istituti, ha ah, la distribuzione territoriale per essere un'infrastruttura fondamentale. E infatti, stiamo scrivendo le proposte insieme a tanti IRCS per dire quale sarà la eh, reazione, e la preparazione pandemica per il futuro, cioè eh, la eh, prepararsi alle nuove pandemie. Tutto quello che servirà lo stiamo scrivendo. Infatti, stiamo scrivendo le proposte per questo. Poi, se ci vorranno questo ruolo lo prenderemo Grazie. Presidente io davvero la ringrazio perché sono nella fascia fragile nel senso che ho 76 anni e lei mi ha rafforzato e consolato con, con le sue prime dichiarazioni dopo poche settimane dalla sua presidenza eh, sa quali sono le due parole che mi sono mancate eh, negli argomenti o in tutto quello che ha detto a, per la preparazione del piano strategico? Queste due. Eh, a un certo punto eh, lei ha parlato dell'antropocene, dell'urbanocene. Ecco, c'è una suggestione del, del, dell'antropologia più recente eh, su questa nuova parola del coinocene, i beni comuni, no? dall'antropocene al coinocene ed è a Pistoia a raccontarci queste cose nel settembre prossimo in Italia. Ma eh, questo cappelletto eh, mi sposta sui sei dipartimenti di scienze cosiddette per usare eh, aggettivi antichi, dure, e di un dipartimento di scienze umane, sociali e ehm, patrimonio artistico. Allora questo rapporto 6 a 1 non mi dispiace, va bene, però ripropone una settorializzazione. Mi manca insomma, e questa è la seconda parola, una, eh, una accentuazione di una visione sistemica. Io vorrei una trasversalità che leghi eh, ogni eh, dipartimento di quei sei all'impatto sulla società. E vorrei un'altra trasversalità, per l'augurio al CNR una trasversalità comunicativa perché non siete come l'arma dei carabinieri, però io vi auguro tanto di diventare come l'arma dei carabinieri, perché non siete conosciuti, mentre in ogni piccolo comune eh, l'arma dei carabinieri è una sicurezza ed è la benemerita. Se lei eh, fa un'indagine sui 9.000... Eh, comuni eh, che cos'è il CNR eh, avrà il dispiacere di eh, molta ignoranza. Allora forse il suo compito potrebbe essere anche quello di appassionare al CNR i 9000 e tot comuni. Grazie. Dunque allora, intanto grazie. Uh, io non ho la pretesa di conoscere bene mh, argomenti che non fanno parte del mio background, io sono un bioingegnere, quindi sicuramente eh, sia ehm, l'aspetto dell'antropocene è un punto di partenza su cui ridisegnare un piano strategico che non è ancora scritto, quindi... Ehm, noi dovremmo affrontare una serie di, di conferenze, ora, ora vedremo in che forma farle, eh, in cui comunque ci confronteremo su, sul futuro della sostenibilità, anche su questo, in questo tema dei beni comuni e, e su dove va. È per questo che per noi il Dipartimento di Scienze... Umane è molto importante. Eh, io non, non lo considero un rapporto di 6 a 1, è un, è un, una, un tipo di, di competenza, di conoscenza e di ricerca che sicuramente sarà, sarà diffusa poi in tutti gli altri. Non, non, non la vedo né subalterna né uno rispetto a sei. E non le ho ancora ben collocati questi dipartimenti. E quando mi dicevano, abbiamo appena selezionato il direttore generale che mi parlava dell'organizzazione, io ho detto secondo me l'organizzazione deve essere funzionale al piano strategico, quindi non rimarrà questa organizzazione, okay? eh, questa è un'organizzazione da anni 90 del Novecento, del novecento eh, non è un'organizzazione da anni 20, quando dico che il CNR deve andare negli anni 20 probabilmente ripenserà anche a questa organizzazione, la sua critica, non la sua critica, le sue osservazioni ci serviranno. Perché, eh, per ripensare anche a questa organizzazione e, e dovrà essere resa, resa più attuale sulla parte comunicativa sono d'accordo tant'è vero che abbiamo firmato un protocollo anzi lo stiamo per firmare l'ho approvato con ANCI sul PNRR e noi vorremmo e, e stiamo facendo anche un protocollo col Ministero della Pubblica Amministrazione quindi noi vorremmo essere da una parte un serbatoio di competenze perché noi abbiamo quei laureati in ingegneria, in economia, in tante materie che dice la pubblica amministrazione non riesce a trovare. Noi ce l'abbiamo. Abbiamo, abbiamo 9.000 persone che senza spostamenti ma possono essere un, un riferimento importante per il Ministero della Pubblica Amministrazione e lo saranno anche per i comuni, perché l'idea del protocollo in intesa con ANCI va in quella direzione. In piccoli comuni come fanno a fare analisi di impatto, a, fare, a essere concorrenti e per loro è molto difficile essere competitivi sul PNRR, quindi sicuramente noi saremo importanti. Ecco, io eh, la, la, la coniugherei con il motto degli scout, perdonate, io ho fatto tanti anni di scout e sto parati, no? noi siamo quindi pronti a rispondere alla chiamata, la, la, rispetto al passato siamo più aperti, come anche rispetto all'Accademia dell'INCEI, sì, rispetto, diciamo, al tema della genomica, anche rispetto a questo sull'invecchiamento abbiamo fatto una proposta importante al Ministero della Salute, perché la presenza sul territorio io credo sia uno dei nostri punti di forza più importanti e anche della la grande etica che io ho sentito nei ricercatori del CNR. Sono, hanno questo senso dello Stato della, che è molto più forte rispetto a quello che ho... Il CNR no. Non è autonomo perché è un ente di Stato, ovunque è anche più gerarchico, se volete, perché deve svolgere una funzione per lo Stato, fin da quando è stato pensato, cento anni fa quasi, aveva proprio questo obiettivo. Quindi io sono d'accordo con lei, dovremmo ripensarci. A me piace parlare di antidisciplinarietà, però i miei... Spesso i miei colleghi mi criticano sull'antidisciplinarietà perché servono le competenze, serve la specializzazione, però poi un problema non è disciplinare: un problema è un problema, poi dopo si risolverà con tanti metodi differenti. E credo che il metodo che noi dovremo usare sarà. Quello di ripensare, non sono sicura di averlo spiegato bene, perché poi sono anche pensieri embrionali. Ho detto, ho fatto un esperimento. Io sono presidente da pochi mesi, quindi prima la, della chimica di sicuro non mi occupavo. E quindi dico: cioè, ho visto che la chimica deve, c'è un articolo su Nature, c'è la riflessione, la comunità scientifica. Così avverrà per la robotica, così avverrà per l'intelligenza artificiale. Già oggi si parla di utilizzarla. Per riuscire a ricavare uh, informazioni al servizio della pubblica amministrazione. Quindi cambierà la scienza da questo punto di vista, anche perché se non cambieremo, non sopravviveremo come pianeta sulla base dei dati che ho mostrato. Quindi non abbiamo chance. Grazie. Intanto la voglio ringraziare per questa. Bella conferenza, molto chiara e soprattutto molto appassionato, ho apprezzato anche la passione per il futuro. C'è un problema che io così ho intervisto soprattutto in occasione della pandemia e, e analizzato, che è il problema della comunicazione. Il problema della comunicazione è tra gli stessi... Scienziati, chiamiamoli così, tra gli stessi ricercatori, è un problema che in qualche modo occorre superare. E mi chiedo se nella vostra così, idea di, di una ristrutturazione del CNR, posto che ci sia, venga sottolineato questo. Perché io nel problema della pandemia ho trovato uno degli ostacoli più importanti, diciamo, nella comunicazione. Agli individuo, come lei ha sottolineato, della responsabilità. Ma per essere responsabili bisogna comunicarla, e, 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 e mi chiedo se in qualche modo avete eh, pensato a questo che io ritengo che sia uno dei problemi più spinosi che almeno in questa occasione. La, 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 in questa sala è un esempio di come si può superare ma non è sufficiente qui c'è qualcosa evidentemente di comunicazione tra tra vari scienziati e tra vari istituti tra vari organismi che occorre urgentemente a mio modo di vedere rimediare la comunicazione è un problema molto forte perché nel momento in cui noi mh, Comunichiamo, noi siamo abituati a comunicare tra, nu, tra scienziati eh, e tra scienziati dello stesso settore spesso, no? per cui se io eh, devo fare una conferenza di robotica non posso fare così perché non mi prendono neanche in considerazione. Devo dare fuori le equazioni, eh, i modelli che riguardano il mio settore però no, parlo a un pubblico generalista, devo calibrare, però non no, scontenti sempre, perché la comunicazione è un compromesso fra... Diciamo la semplificazione del messaggio, la divulgazione, e spesso i, i divulgatori non sono ben visti nelle comunità scientifiche, no? e in tutti i settori, eh? anche eh, nel campo umanistico, così come nel campo della robotica, eccetera. Io mi sono dedicata molto a, a questo tema. Penso eh, e ho cercato di farlo sempre nelle scuole, nelle, nelle comunità, sono sempre, ho sempre accettato. Per quanto possibile andata a confrontarmi perché si impara sempre qualcosa di nuovo. Però eh, penso che per il CNR sia una, un, anche questo un punto eh, importante. Oggi noi abbiamo degli, dei divulgatori, molti di noi, anche nel campo della virologia, abbiamo, abbiamo dei direttori molto forti che, che sono dei riferimenti e cerchiamo di farlo con il massimo dell'etica possibile. Probabilmente noi dobbiamo imparare. La comunicazione su più registri, cioè uno dei, dei problemi è che la comunicazione ha dei registri come dei linguaggi che sono differenti. Quindi, c'è un, un linguaggio di comunicazione agli stakeholder, l'impatto della ricerca, l'impatto di quello che uno fa, ad esempio a livello industriale, c'è una comunicazione scientifica per i ragazzi, l'orientamento. Avvicinarli alle problematiche, c'è una comunicazione per il grande pubblico, non c'è questa varietà e non ci sono queste professionalità. Quindi, dovremo svilupparle perché il fatto che non siamo conosciuti mi preoccupa molto perché non essere conosciuti significa non essere degli interlocutori, quindi non essere neanche scoperti come possibili aiuti per, per risolvere i problemi per esempio dei piccoli comuni si diceva prima no? quindi dovremmo riuscire a capire come organizzare un servizio, vede oggi quello che ho imparato perché sono una grande riorganizzatrice di fatto. Io. Eh, anche quando ho fatto il direttore scientifico ho ristrutturato tutta la direzione scientifica. Oggi ci sono delle funzioni che prima non c'erano e quindi ci dovrà essere il comunicatore scientifico, quello che fa l'analisi d'impatto, ci dovrà essere chi si occupa dei trial clinici per quanto riguarda il covid, chi si occupa del comitato etico, cioè dovremmo, e questo uh, ne ho parlato proprio qualche tempo fa, eh, sono andata a trovare il ministro Brunetta insieme ai reciproci staff, e ho parlato proprio di questo. No? La nostra struttura come pubblica amministrazione è ottocentesca, neanche novecentesca. Forse ancora prima. O forse ancora prima, perché, insomma, lo Stato, poi abbiamo avuto il, eh, vabbè, Napoleone, gli Asburgo che ci hanno dato un po' di burocrazia, ma non è, nel, è nell'indole italiana l'organizzazione della burocrazia. C'è chi è più competente di me per parlare di questo argomento, però per quel. Quello che ho letto io di storia non fa parte del nostro nuovo. Quindi noi dobbiamo sviluppare una nuova mh, burocrazia, intanto per dare un concetto positivo a questo termine: perché ce l'aveva e può avercelo. E poi perché servono delle professionalità che non sono più le stesse, se io vado a fare reclutamento, recluto addetti amministrativi, la mia direzione, sono direzioni di attività, che corrispondono ad attività che in parte sono superate e in parte si devono affiancare. Per esempio, se noi vogliamo digitalizzare il CNR come dobbiamo fare, ci dobbiamo avere una direzione processi e sistemi informativi, non un reparto informatica, perché quello è novecentesco e le nuove eh, imprese hanno imprese in tutti i sensi, sociali, pubbliche e private. Hanno i processi e i processi corrispondono all'attività, quindi anche eh, e questo. Significa andare e riformare la pubblica amministrazione e mi auguro che ce lo consentiranno. Questo eh, si, bisogna preparare il terreno e comunicare per riuscire a farlo. Grazie. C'è spazio ancora per un'ultima domanda? Sì. Beh, allora, innanzitutto grazie mille per il suo prezioso intervento e volevo farle una domanda molto realistica, diciamo, inerente un po' alla questione della geopolitica e delle relazioni internazionali. Allora, lei ha evidenziato i 20 Sustainable Goals, se non sbaglio, eh, dell'ONU, ecco, e diciamo che la domanda è relativa a quanto questi Sustainable Goals... Possano essere sostenuti in qualità di studente di relazioni internazionali. Le posso, diciamo, confermare che. Assolutamente questi Sustainable Goals sono vitali per il nostro pianeta, però purtroppo abbiamo già visto molteplici volte in passato, come ad esempio l'amministrazione Trump che era uscita dagli accordi di Parigi, eh, ad esempio anche la politica energetica ed economica di Xi Jinping basata praticamente su una continua violazione di questa tipologia eh, di accordi, ecco. Mi domandavo che cosa realmente possa succedere, si possa andare a definire, anche perché ricordiamo che le funzioni dell'ONU sono di natura raccomandativa, quindi non una natura che vengono emanate queste leggi, vengono emanati questi trattati e devono essere per forza rispettati. Quindi diciamo che la mia domanda si focalizza sul realismo dell'applicazione di questi, di questi goals ecco, che lei ha giustamente menzionato e di quanto realistici possano essere eh, davvero. Grazie. Dunque, allora io sono stata per qualche anno in commissione esteri in, alla Camera dei Deputati e lì ho imparato che le relazioni internazionali si basano sui rapporti di forza molto spesso, purtroppo, e che eh, gli organismi sovranazionali in questo momento fanno fatica in un certo senso, anzi... Eh, quindi sono estremamente consapevole, sono molto consapevole che eh, ci sia una buona dose di idealismo eh, in quello che dico dei eh, 17 obiettivi di sviluppo sostenibile o, o, o quanti saranno. Ma ehm, il punto è che, mh, intanto, quegli obiettivi sono stati definiti e, tutti, e tanti stati, molti stati, non tutti del mondo hanno sottoscritto questi obiettivi. Quindi in un certo senso eh, da un punto di vista della ricerca è già un, un enorme avanzamento perché insomma eh, 50 anni fa non era così. Oggi il fatto che le abbiano sottoscritte è il fatto che siano, eh, sia stato impossibile per alcuni stati non sottoscrivere questi obiettivi è un, è un piccolo passo avanti. Le relazioni internazionali, altra cosa che ho capito in quegli anni è che procedono per piccolissimi passi. No? Secondo me è un piccolo grande passo. Il secondo punto che le volevo dire è che noi stiamo nell'Unione Europea. L'Unione Europea è un trattato che si basa sulla solidarietà e ha una politica in questo momento della ricerca e innovazione in cui mette questi goal, questi obiettivi all'inizio del proprio programma Horizon Europe. Quindi ha un coraggio, come il coraggio del Green Deal e degli accordi, un coraggio enorme. Noi dovremmo essere fieri di essere europei, perché è un'agenzia di ricerca e sviluppo che finanzia la ricerca e che mette gli obiettivi di sviluppo sostenibile all'interno di tutti i propri work program. E questo, eh, siccome noi siamo in Europa, il CNR è in Europa, per noi allora diventa, va in cascata su di noi. Se anche mh, un quarto, un quinto, un sesto o un decimo di tutta la ricerca finanziata dall'Unione Europea va su questi obiettivi, è comunque una parte che il singolo ricercatore che vuol fare l'acqua più pulita o, o, o il sistema di monitoraggio dell'atmosfera può... Uh, può attingere a questo e sviluppare qualcosa e da altre parti questo non è possibile. In un certo senso è, uh, per me è, è molto bello, mi fa sentire anche orgogliosa di essere europea. Realisticamente cosa, che questo poi corrisponda a un reale sforzo a tutto campo non credo, perché ogni Stato ha la propria leadership industriale, ha il proprio posizionamento in termini di materie prime, di, di intelligenza artificiale, cyber security e altro, però è vero che eh, oggi eh, l'iniziativa privata e pubblica in questo campo è anche molto forte, ci sono molte fondazioni che finanziano la ricerca su questi obiettivi di sviluppo sostenibile e c'è uno spazio che prima non c'era, io mi baso solo sulla mia esperienza di vita, quando all'inizio della mia carriera scientifica non si parlava né di sostenibilità, Né di acqua pulita per tutti, né di differenze dell'aspettativa di vita e altro. E oggi tengo un corso in cui molta parte di questo corso agli studenti è impiegata nello spiegare che, anche per una questione diciamo, di equilibri, se nel Centro Africa l'aspettativa di vita è 51 anni e da noi l'aspettativa di vita è 84, necessariamente le persone saranno spinte a venire verso di noi. Già il fatto che io lo possa insegnare e spiegare così, per me è un passo avanti. Piccolo, però eh, non so se spiega, forse sono un idealista e non sono realista, però qualcosa c'è, qualcosa che, che ci permette di, di sperare che insomma, questi cambiamenti comunque portino anche a, a, a risultati che nel continente africano, per esempio, consentano eh, di vivere meglio, di portare vaccini e altri sistemi di, come dire, che hanno un grande impatto sociale. Grazie a tutti voi, un grazie davvero di cuore alla Presidente Carrozza e un grandissimo in bocca al lupo per la realizzazione di questo piano strategico che sarà così importante anche per tutti noi. Appuntamento questa sera, grazie ancora. Grazie a voi.